Ciao Golfini e bentornati nell'Homo Fronto The Channel. Siamo tornati con un nuovo video. Signori, oggi vi voglio portare la mia Weekend League. Vi voglio far vedere quello che è accaduto, quello che avete visto anche un po' in live, qualche gol fatto in maniera abbastanza bella e particolare. E iniziamo proprio da questo, che ho pubblicato tra l'altro su Instagram, che era mentre ero in live. E praticamente è stata veramente un'azione ben fatta, una delle prime partite. Ho fatto probabilmente, non ha toccato palla il mio avversario, abbiamo fatto diverse finte portandoci la palla indietro diverse volte. Ed effettivamente è stato un bel gol, ragazzi, che poi tra l'altro vi voglio dire che io sto mettendo tutti i miei più bei gol su Instagram. Quindi ragazzi, seguitemi, perché su Instagram durante la Weekend League metto tutti questi piccoli spezzettini delle partite. Quindi ragazzi, iniziatemi a seguire su Instagram, vi lascio qui sotto e anche in descrizione lo trovate. Poi avete visto il secondo gol, che ho fatto un sombrero con Ronaldo. E poi quest'altra partita che sono riuscito a segnare da centrocampo con Suarez, con il cross manuale, che ovviamente tentava il tutto per tutto, però ho fatto un bel gol in fondo. Cioè, nel senso che non è così scontato segnare da lì con Suarez, però primo gol per quanto mi riguarda in Weekend League da centrocampo. E poi comunque mi sono divertito un pochettino a fare queste skill in tante partite, e devo ammettere che effettivamente il risultato un po' si è visto quando, cioè, rispetto ai gol che faccio solitamente, ho avuto più successo. Però adesso ragazzi vi voglio portare l'ultima partita che ho fatto. Ero a 33 vittorie, mancava un match per arrivare a 34, e raga, questa partita è un qualcosa di incredibile, cioè nel senso che Vediamo. Allora, inizia la partita e devo dire che effettivamente rispetto al mio avversario mi sentivo abbastanza superiore. Nel senso, lo vedevo nel gioco, difatti segno subito con il nostro mitico Kovacic. Raga, grande Kovacic, che poi ho fatto uscire subito per Goretzka. Però, mitico Kovacic, che anche in live ha fatto la sua grandissima figura. Poi ho avuto tantissime altre occasioni, vedete qui con Ronaldo sotto porta. Poi di nuovo con Bale, uno contro uno col portiere, prendo il palo. E comunque continuo a pressare il mio avversario e a portarlo comunque a rimanere molto chiuso col baricentro. Quindi ho notato che avevo molte possibilità per andare a fare gol. E quindi magari si nota, quindi in quel caso, che hai un gioco tra virgolette superiore al tuo avversario, o almeno in quel match. Però guardate che cosa succede. Faccio veramente, ragazzi, faccio un errore incredibile, veramente banale. Scivolata da dietro, cartellino rosso al 18esimo. E cioè, cartellino rosso al 18esimo, ultima partita per poter fare 34, perché ormai arrivati a 33, per fare 34 bisogna fare 34, c'è poco da fare, anche perché perdi un pack dei tre if. E niente, faccio questo errore e Valencia, quindi cartellino rosso al 18esimo. Indovino anche l'angolo con Andanovic, ma niente da fare, la palla entra comunque. Possiamo fare niente in questo caso, non lo so, ma subito dopo Suarez. Bel pallone Hernandez va sul fondo, guarda in mezzo, c'è Gareth Bale che fa un salto clamoroso e addirittura 2-1, raga. Ma proprio così, non me l'aspettavo neanche io, perché effettivamente sai quando prendi il gol. Però dopo che avevo difeso praticamente bene tutta la partita, arriva questo schema, raga, schema veramente scontato. Avevo messo anche l'uomo, ma la palla non l'ha proprio, cioè si è proprio disinteressato del pallone. E niente, abbiamo preso gol. Ma quando ormai sembrava tutto perso, Ronaldo l'ha messa dentro, raga. Clamoroso, perché effettivamente pensavo realmente che fosse persa. E invece Ronaldo ha fatto uno scatto e l'ha messa dentro. Poi successivamente, ormai il mio avversario tentava il tutto per tutto, io ho fatto entrare Bailey e Sterling con una grande mossa. Vedete che skill di fortuna, chiamiamola così, una skill di fortuna, riusciamo a far arrivare il pallone a Sterling, ma raga, rimbalzato sul difensore, sul portiere, su tutti, è andata alla grande comunque. Così finiamo con un bel 34 e effettivamente bel, perché arrivati a quel punto comunque mancava una partita e bisognava vincerla e non si poteva regalare questa vittoria al nostro avversario. L'unico disappunto insomma di questa Weekend League è che, diciamo, penso per tutte le Weekend League che gioco, è che ogni volta regalo le partite più facili ai miei avversari, perché veramente ci sono certe partite che sono molto ma molto più difficili rispetto a, quindi dico, rispetto a quelle che poi perdo, perché le perdo perché gioco con sufficienza, perché ne vinco 8, 9, 10, 12 di fila, 13 di fila, sto a 12-0, 13-0, arriva quella partita veramente stupida che con due tiri perdo. Perché non mi concentro abbastanza. Infatti questa è una cosa che magari dovrò impegnarmi di più a fare.
E niente, comunque, bene o male è stata questa. È stata un po' più divertente perché effettivamente ho skillato un po' di più. Fatemi sapere voi quanto avete fatto qui sotto. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto con un prossimo video.